L'avvio della Fiorentina è incoraggiante, ma la prima emozione ha il marchio del Torino. Alla quarta d'ora combinazione Ferrante-Asta ed opportunità per Osmanowski, l'attaccante spreca così. La velocità degli ospiti crea problemi alla difesa viola. È emblematico ciò che accade al 26esimo. Asta elude il fuorigioco ed entra in aria. È però decisivo, eccolo, il riflesso di Manninger che salva i suoi. 41esimo, la punizione di Baronio, Adani si inserisce, Bucci respinge come può. Ripresa priva di Morfeo, la squadra di Mancini ha un gioco prevedibile, senza fantasia. Al sesto Baronio da lontano, ma la mira è imprecisa. Minuto 17, angolo di Asta, caos in area, Delicari si coordina, traiettoria perfetta e palla in rete. Il Torino fa festa, ma Preskern, l'arbitro, annulla forse per una spinta. Resta difficile capire il perché della sua decisione, non si intuiscono evidenti irregolarità e i contatti appaiono veniali e comunque sempre reciproci. La gara è inguardabile, noia assoluta, la gente fischia e fa bene, a più non posso. Nel recupero protesta il Torino per come Baronio ferma Comotto sugli sviluppi di un corner. Ecco il contatto. Al 48esimo l'ultimo sussulto con l'appoggio di Maspero per Tiribocchi che conclude al lato della porta di Manninger. Primo pareggio per la Fiorentina in questo campionato, non subisce gol la squadra viola, non le accadeva dall'8 aprile, gara contro il Lecce. Ma le buone notizie finiscono davvero qui, il gioco è prevedibile, la squadra non ha grande personalità e la determinazione lascia davvero a desiderare. La zona retrocessione, insomma, si spiega così. Meglio, molto meglio il Torino, il cui limite è stato quello di non aver approfittato delle occasioni create. Certo, sullo 0-0 pesano e non poco le valutazioni di Preskern. È tutto dunque da Firenze, microfono e telecamera, nuovamente per Fabrizio Maffei.